bene, teniamo l'affetto. Ragazzi, oggi 6 gennaio, la vigilia di Natale. Questo vuole andare in Italia da Marco, dal suo cucinetto. Guarda un po' oggi. Dopo Natale, Amia. Lo vuole chiamare. Puoi chiamare a Marco e Diana. Andiamo a comprare la scheda e chiamiamo. Gli manca il cuginetto. Andiamo a comprare la scheda, ma non c'è la scheda. Andiamo adesso al mercato. Io vado a fare colazione con una panetteria. Che è proprio buona. Faccio vedere che belle cose che fanno. Bus. E non serve il bus, andiamo al mercato. Il mercato sta dietro la casa, prendi il pullman. Stai da cicattata di scarpa, papà. Cammino. Questa è la tuta di? A 2. Cars 2, guarda qua, guarda che tutina. Ah, la tutina di Cars 2. Om. Pum, hai sparato pure. No. A me invece. Stia affuando per sparare a struzzo. Andiamo. Oggi vigilia di Natale, ragazzi. Qui Natale il 6. Andiamo al mercato. Io devo andare, ripeto, devo andare a mangiare qualcosa perché tengo fame. Stamattina mi sono svegliato con una certa fame. E quindi mi reco, qua ci stanno panetterie ogni 30 metri. E sono buonissimi, costano poca roba. Per noi, insomma. 50 centesimi, 30 centesimi. Non come in Italia, capito? Sono andato a Milano, pezzi di pane, 6 euro. Ma come fai sto pezzo di pane? Ma che ci metti? Ma usi la farina o usi la cocaina per fare sto pezzo di pane? Ma fammo piacere. Qua 40 centesimi un chilo di pane. Sono rimasto solo? Cazzo stanno. Qua sono scomparso, sono spariti tutti. Stefano è sparito. Ah, sono andati a vedere il parrucchiere. Pensate, qua 5 euro ti fanno i capelli, a me 2 euro mi hanno fatto i capelli, fatti tutte le mattine, ma che ho fatto i capelli, 2 euro. Ci fa freddo, eh. Oggi fa freddo, eh. Fa freddo proprio oggi. Panetteria, tenga fame. A Natale si usa mettere queste foglie di queste foglie sotto al tavolo come buona fortuna. Vedete quando ce ne sono? Si vendono queste foglie e si mettono sotto al tavolo come buona fortuna. Ma perché si comprano le foglie? Stanno dove per tutto? Sotto il tavolo, no? Dico, si comprano proprio questi rami, insomma. Sì, sì. Okay. Sì, parete. Ecco la panetteria, come potete vedere. Bellissimo, guarda. Bellissimo. Guardate com'è bello. Molto bello. Guardate. Natale è molto sentito, vedete? Ne dobbiamo prendere uno. Sì, però dopo quando torniamo. Dopo. Che non si rompono. Vedete? Il grano, i simboli, insomma, del mangiare. C'è il grano, ci sono. Entriamo al mercato di Belgrado. Lepe, gli abiti solite. Ah, vedete? Prezzi contenuti, 80 centesimi, 30, 20. Allora, stasera è la vigilia di Natale. Un capatone? Niente, un capatone. Niente, capito? Un capatone no. C'è pesce di fiume. Io non lo mangio. Questa fa una bella botta? Mickey Mouse. Emile a stamattina 80 centesimi al chilo. Ragione. Siamo un mercato, si pareva. Belli fiorellini, che bello. Guarda quante bei fiori stai. Belle composizioni di fiori, guarda.
Stamattina c'è un po' di. Stamattina c'è un po' di folla, perché giustamente essendo la vigilia tutti quanti un po' al mercato a comprare un po' di cose. Ah, guardate, tutti i prodotti naturali. Vabbè, fanno un taglio, che bello. C'è folla, ragazzi. Riporto al mercato alzando la telecamera. Nestlé pozzuttonato. Esce di fiume. Stefan insiste, Stefan. Qui ci sono i prodotti naturali, tanti prodotti naturali. Noi a capa di tamme, chi sta vendendo? A capa di pesce vendono sti qua. Questo lo conosco, sto pesce. Abbiamo finito con gli alimenti, qui il reparto. Reparto tutto fare. Regali, regalini. Stefan, vieni qua, Stefan. Ma chi sta muore, che è normale, vedi? Dimmi, devi pigliare i palloncini da parte. Stefano esplora le macchine. Stefano, ma sono tutto appezzottato, papà. Questo è tutto appezzotti, papà. Non sono ricco, non sono buono. Questi si rompono subito, papà. Non sono buono. Ci vogliamo prendere il camion. Oh, prendiamoci il camion qua a terra. Il camion. No, è piccolo, è piccolo. È piccolo qua, non è grande, è piccolo. È piccolo, bimbi. Per esempio, quello è per piccoli, quello è per bimbi piccoli. Sì. È perché tu sei grande. Tu sei grande o sei piccolo? E allora per i piccoli è per te. La matematica non è un'opinione. Se non è diventata un'opinione. È grande, mo. Ti è cresciuto da un secondo praticamente. Vieni, andiamo. Vieni a Tamunnizzo. Stefano, questa macchinina come la apri si rompe, si sfalda. Questa si sfalda. Queste sono macchine che si sfaldano proprio. Va bene, un po' di caldo, si squagliano a mano. Yeah. Andiamo, vieni, andiamo. Andiamo. Che ne è buono? Andiamo. Ma ah, questo è bello, sono tutte le tisane. Tutta roba fresca dalle campagne vicine. Vedete? Pezzi buoni. Questo abbiamo comprato anche noi, ce l'ho in busta. Questo è il grano. Un segno di fortuna, si mette anche questo. Ma tutto cosa sotto la tavola, ma pure questo? No, questo no, sotto la tavola, ma sopra la tavola, probabilmente. Se non è sotto è coppa, non è che. Questo è il cupus. Facendo una panoramica veloce perché c'è tanta gente. Traffico. Traffico, traffico. Miele, miele, miele paesano. Stanno facendo labirinto stamattina, va giù.